Amici stracanti, buonasera, direi buonanotte a questo punto, o buongiorno a seconda di quando vedrete questo video, che è un po' il clima della serata, no? In questa oscurità. Purtroppo stasera le cose sono andate un po' così anche dal punto di vista, diciamo, personale, non mi è andata così male, nel senso che ho festeggiato anche il mio compleanno, quindi non sono riuscito a fare il video post partita come sempre sul canale, voi lo sapete che mi seguite da tanto tempo. E quindi arrivò anche questa sconfitta, 1-0 al Maradona contro una grande Lazio che ha fatto la partita che doveva, imbrigliando le linee di passaggio, lasciando pochi spazi. Pochissime occasioni, se ne contano un paio a testa, oltre al gol alla Lazio, quella con il salvataggio nel primo tempo di Lorenzo e poi quella nel finale con la traversa, il palo su punizione di Milinkovic-Savic. Per quello che riguarda il Napoli, un mezzo tiro di Zielinski parato da Provedel e poi quella clamorosa con la traversa di Victor e la grandissima parata poi di Provedel sulla ribattuta. Diciamo che quella di stasera è una partita proprio bloccata, due squadre bloccate, non due squadre che puntavano al pareggio perché non è vero, ma due squadre che hanno rispettato l'avversario e si sono un pochettino annullate. Poi è chiaro che Vesino trova il gol della domenica, anche se è venerdì, e è chiaro che l'equilibrio poi si rompe per la giocata del singolo, a volte le partite vanno anche così. Una sola cosa, allora intanto l'atteggiamento del Maradona nel finale con il supporto alla squadra, perché che se ne dica, no? Al momento non è successo niente di grave. Nella peggiore delle ipotesi ci potremmo ritrovare a 15 punti. Domenica sera dalle seconde, eccezione fatta ovviamente per la Juventus per il discorso che sapete tutti, no? Dei 15 punti di penalizzazione che nel caso di successo la Juve potrebbe potenzialmente tornare a 12. Quindi è una sconfitta indolore, però è l'atteggiamento della piazza. Siamo di nuovo qui a parlare dell'atteggiamento della piazza. Allora, prima i festeggiamenti, no? La festa, oh, è fatta, festeggiamo le bandiere con il terzo scudetto, eccetera, eccetera. Adesso il catastrofismo. Come lo sapete, sapete meglio di me, a Napoli, equilibrio mai, nel bene e nel male. Questa è Napoli, questa è la piazza. D'altronde è sempre stato così, no? La massima esaltazione quando le cose vanno bene. E la frustrazione quando le cose cominciano a non girare bene o comunque quando qualcosa va storto. È una partita andata così. Non ne farei un dramma, al momento non ne farei un dramma. È chiaro che i punti accumulati di vantaggio sono un bel bonus che tu ti puoi giocare, perché poi senti dire in giro, no, ma Spalletti vuole chiudere il discorso ad aprile per poi tuffarsi sulla Champions League. Ragazzi, mettetevi l'animo in pace. Per vincere questo cazzo di scudetto, non puoi pretendere di poterlo fare a marzo. Non si può pretendere. Ma no, ma perché con la Juve, sì, no, ma poi con la Salernitana, no, però la Fiorentina. Basta fare i calcoli, bisogna giocare partita per partita, perché le avversarie vengono o comunque andremo su campi in cui faranno di tutto per batterci, come è giusto che sia. E la Lazio questa sera, pur snaturandosi un po', ha fatto il suo dovere, ha portato via una vittoria importante. Noi il nostro abbiamo cercato di farlo, io non sono particolarmente arrabbiato, è chiaro che una sconfitta, quindi la devi comunque analizzare con lucidità. E è una sconfitta che ci sta in una serata magari non proprio brillantissima di tutti quanti, però non ci sono gravi insufficienze da dire, caspita, abbiamo fatto una partita di merda. Quindi è per quello che, secondo me,
il catastrofismo è ingiustificato, è chiaro, il gufo, ecco, è arrivato il calo. Ma non andiamo dietro a questa storiella. Cerchiamo di analizzarla meglio. Cioè, non ci sono delle gravi insufficienze. Chiaro, potrei anche dirvi che siamo alle solite con Zelinski, perché nelle partite in cui lui dovrebbe brillare, o comunque fare quel qualcosa in più, fa quei due tiri, la mozzarella in braccio a Provedel, e poi quella del secondo tempo dove, non so, ciabatta un pallone che potevi tirarlo decisamente meglio. Però Zelinski è questo, prendere o lasciare, croce delizia. Non sarà mai un fuoriclasse, è sempre un ottimo giocatore che per fare quel salto di qualità ormai è tardi, ma io sono anni che ve lo ripeto, quindi non mi aspetto quella crescita da Zielinski, da top player, non lo sarà mai, sarà sempre un ottimo giocatore, che poi a tratti sparisce. Quindi, rimaniamo con i piedi per terra, adesso abbiamo una settimana dove si potrà riposare, poi ci sarà una nuova partita al Maradona sabato prossimo contro l'Atalanta. Prima di rituffarci nella Champions League, ritorno sempre al Maradona contro l'Eintracht e poi si va a Torino contro il Granata per chiudere questo mini ciclo che ci porterà alla pausa per le nazionali e poi al rientro ad aprile contro il Milan. Calma e gesso si dice in questi casi, bisogna stare vicino alla squadra, la squadra deve stare tranquilla, non è successo niente, una partita la si può perdere, l'augurio è che succeda esattamente come è successo dopo la partita persa a Milano, quindi con un filotto di 8 vittorie consecutive, l'augurio è quello. Ma ripeto, non cadiamo in catastrofi inutili che al momento sono ingiustificate. Amici candidi, buonanotte a tutti. Questo video purtroppo a notte fonda era comunque doveroso. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buonanotte a tutti. Ci risentiamo nei prossimi giorni per analizzare un po' a freddo, ancora più a freddo la situazione, anche magari dopo aver visto tutti i risultati del fine settimana. Vi abbraccio di cuore. Forza Napoli, sempre, sempre.